Ma cos'è questo Gormenghast di cui tanto si è parlato? Questa è una domanda che mi sono posto sin dal primo momento in cui ne ho sentito parlare da Julie Demar. Sicuramente, se la conoscete, avrete sentito parlare una volta di Gormenghast almeno. Ed è una domanda che mi ha assillato fino a che non ho deciso di cominciare a leggerlo. Questa è un'edizione del novembre del 2022. La trilogia è completa in quest'unico volume. E il problema di recuperare questa trilogia non comprando questo mega mattoncione, che come vedete è molto voluminoso, molto grosso e anche pesantuccio, il problema è che il primo volume è così, in questi tascabili liscini, e gli altri due sono cartonati così. È praticamente impossibile accettare questa cosa per chi è sano di mente. Scherzo, comunque avete modo di recuperarla in questo modo ed è anche più conveniente. Costa 28 euro, mentre lì vi costerebbe molto di più, forse anche quasi il doppio. E se volete recuperarla, c'è il link affiliato a Amazon, mi arriva una piccolissima percentuale e sostenete il canale. Se no potete sostenerlo commentando o lasciando un mi piace a questo video, o iscrivendovi o seguendomi nelle live su Twitch il lunedì, martedì e venerdì. Comunque sia, tornando a Gormenghast, cos'è questo oggetto letterario che mi è sempre suscitato molta curiosità e veramente non riuscivo a capirlo, mi sembrava un libro fumoso negli intenti, un libro sfuggente. E non lo capivo, non riuscivo veramente a identificarlo, a inquadrarlo, a incasellarlo in un genere. E infatti è un libro che non si incasella in un genere. E questo video qui, che vuole essere anche una recensione, un'opinione di Gormenghast con le sue luci ed ombre, vuole aiutarvi soprattutto a capire se questo libro possa fare per voi o meno, cosa sia questo oggetto letterario. Di oggi però andremo a parlare del primo volume, che è quello che ho letto, che è Titus Groan, che è anche uno dei più lunghi, forse il più lungo della trilogia. È Marvin Peake, un autore inglese, nasce in Cina. È un autore, qui non mi dilungo sulla biografia, conosciuto per essere innanzitutto un disegnatore, un illustratore. Partecipò anche alla Seconda Guerra Mondiale come illustratore di guerra, conobbe i peggiori orrori, soprattutto quello dei campi di concentramento, e poi morirà per disturbi psichiatrici, quindi per problemi legati a natura psicologica, e insomma di cui soffriva da parecchi anni, quindi ne risentirà anche la sua scrittura indubbiamente. Sono sicuro che gli altri due volumi di questa trilogia saranno sicuramente meno perfetti rispetto a questo, che comunque non è assolutamente perfetto, è pieno di difetti e ne parleremo. Quindi Marvin Peake non è un narratore, cioè ha scritto questa lunga trilogia ma non fu romanziere. Scrisse alcuni racconti, soprattutto per l'infanzia, ma questa è la sua opera più importante e questa è la sua vera opera, anche se dovrebbe essere incompiuta. C'è un quarto volume mai tradotto in italiano, che è stato curato dalla moglie, sono stati messi insieme degli appunti di Marvin Peake. Sono curioso di leggerlo, prima o poi lo leggerò, chissà se varrà comunque la pena di recuperarlo in lingua originale. Ma cos'è Tito di Gormenghast, questo primo volume? Cioè, volete leggerlo? Non sapete se farlo o meno, e magari non siete neanche lettori di narrativa di genere, di fantasy, di gotico, e quindi volete capire se può fare per voi questo libro. Che cosa è? È un oggetto strano, perché innanzitutto va detto, non si identifica con nessun genere, cioè almeno io riesco a fatica a incasellarlo in un genere specifico. C.S. Lewis, lo scrittore delle Cronache di Narnia, lo definisce questo genere, lo coni un termine, Gormenghastly, che è un termine interessante perché ci fa capire quanto sia originale la penna di Marvin Peake, ma soprattutto questo libro in realtà, secondo me, non crea un genere, crea un tono. Non crea un genere perché Marvin Peake non ha probabilmente l'ambizione di farlo e non ha neanche le competenze narrative per poterlo fare, però ha la capacità di creare un tono. Un tono assolutamente originale, innovativo, che ora si avvicina tantissimo a Tim Burton. Per me Tim Burton, anche se non lo so, non ho fatto ricerche, però secondo me è un estimatore di quest'opera. Secondo me lui l'ha divorata, l'ha consumata Gormenghast. Non c'è dubbio, c'è veramente tanta affinità con il grottesco
delle opere di Tim Burton, con un fantastico mai spinto oltre un certo limite, con comunque anche una capacità di creare dei personaggi che sono assurdi, fuori dagli schemi, che interagiscono in modo folle, che sono a volte sciocchi o comunque imperfetti, come poi è imperfetto l'essere umano, ma quando li vedi ti senti quasi di criticarli per questo loro modo di vivere, di stare al mondo, ma in realtà sono una rappresentazione accentuata di noi stessi. E per questa oscurità che si respira, soprattutto visivamente, ma che non scade mai nel, o non eccede mai, perché non è non scadere, non eccede mai nell'horror, nel gore, nell'eccesso. Non è assolutamente dell'eccesso, ma c'è sempre una moderazione che strizza l'occhio anche all'infanzia, alla voglia di raccontare storie che partano dal nostro io più infantile e che si rivolgano anche a un pubblico più piccolo, senza mai però per questo abbassarsi di livello o scegliere di censurarsi. Ecco, moderazione ma mai censura. Poi vabbè, si potrebbe parlare veramente tanto di Tim Burton in modo anche più approfondito e migliore rispetto a come ho fatto, però per farvi capire quanto i due toni siano molto simili, quello di Mervyn Peak e quello di Tim Burton. Quindi, secondo me, più che creare un genere, lui crea un tono con questa opera. Un tono assolutamente originale, innovativo, interessante, divertente e bello. Veramente bello da leggere, bello da sentire, bello da percepire. Gormenghast cos'è? Ho detto, è una trilogia, il primo si chiama Tito di Gormenghast, il primo libro, ed è anche probabilmente il più lungo. È un... è difficile da raccontare perché non ha una trama, cioè ha una trama molto esile e ha veramente un intreccio scheletrico. Non gli interessa proprio l'intreccio a Mervyn Peak. È la storia di questo grandissimo castello che non ha assolutamente alcun senso di esistere perché è architettonicamente arbitrario, pericoloso, fuori di testa. È un agglomerato urbano di costruzioni alla Frankenstein, per dire, abbandonato lì, abbandonato, cioè ci vivono ma sembra quasi abbandonato ed è sicuramente fuori dallo spazio e dal tempo, in cui si muovono dei personaggi. Personaggi grotteschi, assolutamente grotteschi, su cui Mervyn Peak poggia tutta quanta la narrazione. Cioè il suo libro si basa sui personaggi e non sull'intreccio. Nasce Tito, che sarà il prossimo conte dei lamenti, questa stirpe che abita Gormenghast da eoni praticamente. Questa è la trama di Gormenghast, molto lineare. Nulla di particolarmente complicato, tutto quello che ci viene raccontato nel primo volume accade nell'arco di un anno e mezzo, neanche un anno, poco più di un anno, e ci sono pochissimi salti temporali, ma diciamo che procede a grossi episodi che raccontano per esempio di una giornata, di due giornate, di eventi specifici che avvengono durante questo anno e mezzo di narrazione. È tutto molto comprensibile, non è particolarmente difficile. I personaggi sono una decina quelli importanti e alla fine ritornano sempre quelli più importanti, quindi anche qui non è particolarmente difficile starli dietro. Penso di farci una guida su questo libro, un video di approfondimento, non lo so, devo capire come giostrarlo, perché voglio approfondire di più quest'opera che ha qualcosa di veramente affascinante, e sicuramente vi creerò una lista di personaggi con scritto il loro nome anche in originale e la loro descrizione, per avere sempre dietro un blocchetto con i nomi dei personaggi e riuscire a districarvi in questa narrazione, come ho detto, non particolarmente difficile. Quindi Mervyn Peak ha l'idea di creare un romanzo sui personaggi, come ho detto, bartoniani, grotteschi, sciocchi. Se andiamo a indagare il titolo Gormenghast, che è il nome del castello, possiamo, forse questa è una mia interpretazione, americanisti, linguisti, assolutamente correggetemi, Ghast mi fa venire in mente fantasmi, quindi subito lo ricollego a quello, Gormen
N magari è un suffisso, Gorm può stare per, secondo un dialetto del nord dell'Inghilterra, sta per foolish people, quindi comunque gente priva di buon senso, gente un po' sciocca, ed è perfetto per descrivere questo libro qui. Sembrano questi personaggi dei fantasmi sciocchi. Fantasmi perché sembrano, appunto, come ho detto, fuori dal tempo, si muovono all'interno di questo grande agglomerato di costruzioni chiamato Gormenghast, questo grande castello, in modo stupido, perché hanno le loro leggi interne, che sono molto rigide, e all'occhio di noi lettori, che viene ovviamente condizionato dalla penna di Mervyn Peake, tutti quanti ci appaiono come degli stupidi bambini che hanno ambizioni veramente gigantesche, mentre il mondo fuori, che non vediamo mai, chissà che mondo molto più evoluto è. Il setting è in qualche modo medievaleggiante, sicuramente gotico, perché le descrizioni sono gotiche, però tutto lo sguardo di Mervyn Peake si concentra solamente sul castello e su quel poco che c'è intorno al castello. Ecco, questa è la prima critica che mi sento di muovere nei confronti di questo libro. Il world building è troppo circoscritto alla magione, a questo castello, che per quanto grande esso sia, quasi da poter essere un paesino, è veramente poco indagato. Mi manca il mondo fuori. È come ritrovarsi all'interno di un interregno in cui tutto quanto quello che c'è attorno è nebbia. È come un'isola, ma proprio un'isola veramente sperduta nel nulla. Noi non sappiamo nulla di quello che c'è oltre Gormenghast. Ed è assurdo, no? È un world building veramente tanto concentrato sul castello, ma lo stesso castello non ci appare mai come vivo. Nel senso che guardiamo solamente quei 10 personaggi che ci vengono presentati, che sono appartenenti, diciamo, alla nobiltà, comunque agli strati più alti della casata dei Delamente, di Gormenghast. I popolani, tutti gli altri che abitano nel castello, non li vediamo mai. Questo contribuisce sicuramente a creare un sentimento di silenzio all'interno della narrazione, quindi mentre ci muoviamo all'interno di questa dimora siamo permeati dal silenzio, cioè veramente tanto silenzio attorno a noi, non sentiamo la vita viva. Però al tempo stesso mi è mancato un qualcosa, mi è mancata un'idea di world building forte, matura, strutturata, e per questo dico che non è, secondo me, un libro perfetto, e soprattutto che a volte mi ha dato l'idea di essere un po' uno sketch. Questo è sicuramente un bias dal fatto che lui sia un disegnatore, un illustratore, però a volte ha avuto la percezione che fosse un bellissimo sketch, riuscito poi in maniera sublime, ok? Però che fosse uno sketch, uno schizzo, appunto, che si basa tanto sui personaggi. Questo gli interessa, lui, i personaggi e come interagiscono tra di loro. Personaggi che già ve li ho descritti, sono dei personaggi grotteschi, bizzarri, caricaturali, a volte sono degli stereotipi umani che però quando li leggiamo ci appaiono verosimili e li vediamo davanti ai nostri occhi, sono veramente davanti ai nostri occhi. Questo ovviamente è sicuramente sostenuto dagli splendidi disegni che sono presenti all'interno del volume. Disegni dello stesso Mervyn Peake, che ci mostrano i personaggi, quindi comunque visivamente ci aiutano, e sono secondo me dei disegni bellissimi che rendono ancora più avvincente la narrazione. Questi personaggi sono a volte molto semplici, privi di grigi, privi di scale di grigi, a volte invece no, ce le hanno queste scale di grigi. Sono dei personaggi che mi sono piaciuti veramente tanto e di cui veramente ci affezioni subito e ti rimangono anche molto dopo la lettura, anche al termine della lettura. Sono uno dei punti di forza del romanzo. L'altra cosa su cui si sorregge il libro è assolutamente la prosa meravigliosa di Mervyn Peake, una prosa poetica, non barocca, mai spinta all'eccesso, e in cui lui sa gestire il poetico, sa gestire la penna poetica, i momenti poetici.
rimanendo sempre dentro una grande coerenza stilistica, ma anche una capacità di gestirsi un cambiamento di registri che io definirei umorali. Cambia sempre l'umore all'interno di questo libro. Si passa dall'inquietudine sottile nel camminare in questi corridoi semibui, si passa dall'orrore disgustoso di certe immagini un po' più putride, ma mai poi eccessive, come detto, mai gore. Si passa a momenti di melanconia o di stupore, di innamoramento sublime, del sublime, della natura, poetico, e a momenti di forte dolore intenso, a momenti di maggiore leggerezza, quasi di comicità, però sono tutti degli umori, e sono gli umori di questi personaggi, che sono tanti e sono differenti tra di loro, e questi umori, appunto, di questi personaggi, influenzano la scrittura, il tono di Mervyn Peake. E come ho detto, la scrittura è meravigliosa, assolutamente da leggere in lingua originale se riuscite, molto meglio rispetto alla traduzione italiana, che secondo me andrebbe rivista, anche perché ci sono due traduttori. La prima, che ve li dico, Anna Ravano, traduce appunto Tito di Gormenghast, e gli altri due volumi sono tradotti da Roberto Serrai, e li dovrò leggere per valutarli e ovviamente fare un confronto anche con l'edizione inglese. Però mi è sembrato che per certe cose andrebbe riveduta la traduzione, perché la lingua di Peake è fondamentale ed è appunto il vero punto di forza del libro, non c'è dubbio. Io, come sapete, prediligo lo stile e tutto il resto, e questo è un libro che, per quanto pieno di imperfezioni, se lo porta a casa tantissimo Mervyn Peake, perché ha uno stile straordinario, veramente, che ho amato tantissimo. Se tutti gli scrittori di fantasy, di gotico, scrivessero in questo modo, boh, il mondo sarebbe fantascienza. E quindi veramente lui incredibile nella prosa. E come dicevo, l'altro problema invece del libro è la mancanza di un intreccio. L'intreccio è molto scarno, è quello che vi ho riassunto prima. E in questo intreccio, che ovviamente ha appunto degli alti e bassi di ritmo, cosa fa? Mervyn Peake ci inserisce delle sottonarrazioni, non direi delle sottotrame, ma delle sottonarrazioni, delle piccole narrazioni che si inscenano tra i personaggi, che per me hanno dei pretesti narrativi troppo deboli, banali, e le conclusioni sono spesso prevedibili. Per esempio, una sottonarrazione, insomma, in banalotta, e che è un po' fine a se stessa, è quella tra Liska e Sugna. Non l'ho trovata veramente riuscita dal punto di vista narrativo. Quindi io credo che Mervyn Peake sia un grandissimo prosatore e sarebbe stato un gran poeta, abilissimo nelle descrizioni, che ovviamente sono fondamentali in un libro che fa dell'architettura, del luogo, delle ambientazioni uno dei perni centrali, e che sia veramente abile in questo, ma è quasi più un disegnatore davvero che un narratore, capace di creare un mondo e una struttura che funzioni in un romanzo. Quindi a volte si ha la percezione che questo non sia un romanzo, ma sia un agglomerato di sketch bellissimi da vedere e che hanno una loro poetica, ma che appunto, quando li vai a mettere insieme, fanno fatica a starci, e non è perfetto secondo me come libro. Non è il capolavoro della vita, però è un libro bellissimo, perché, come ho detto, la prosa di Mervyn Peake è qualcosa di straordinario. Se volete un gotico con elementi fantastici, ma che non è neanche inseribile all'interno di un genere specifico, dovete leggere Gormenghast. È veramente una bellissima esperienza di lettura, per quanto, come ho detto, il ritmo è altalenante, alti e bassi, capitoli che sembrano più inutili rispetto ad altri, però alla fine la sua grande capacità di scrittura emerge impetuosa e vi affascina, vi colpisce, vi ammalia totalmente. Quindi io sono rimasto piacevolmente colpito dal primo volume, Tito di Gormenghast o Titus Groan, e sono curioso di andare avanti con gli altri due. Magari non subito, mi prenderò un attimino di tempo, e poi sarei curioso anche di, come ho detto, farci un video di approfondimento, una guida, una spiegazione, perché per quanto sia semplice come libro, non è un libro complesso, non preoccupatevi, lo capirete senza problemi. È un libro che ha tanti dettagli nascosti
E sì, a volte sembra quasi che Mervyn Peake l'abbia abbozzato lì, no? Abbia abbozzato questo mondo e non abbia veramente voluto costruire qualcosa di complesso. Però ci sono tanti elementi che passano in secondo piano che andrebbero evidenziati di più. Quindi questa era la mia opinione su Gormenghast. Se ne avete una diversa dalla mia, fatemelo sapere nei commenti, o anche se l'avete uguale, insomma, se vi va di commentare, semplicemente fatemi sapere la vostra opinione e se siete curiosi di leggerlo, se l'avete già letto in passato, insomma, fatemi sapere. E noi invece ci vediamo a un prossimo video. Ciao!